Sì, ma a me l'avviso di grande l'ho domandato lo stesso, non per questa. Ah, c'è bene. Il signor Pittella è arrivato. Buonasera. Senatore. Questo è dopo la te. Ecco. No. Quello della voglia lasciate perdere. Buonasera. No. Se riconosce, glielo ho detto che come la gente non è possibile, questo non so se riconosce, no, no. Si riconosce. Chi è? Chi è questo signore? No, non facciamo le domande del signore, suggeriamo. Mamma, è Gianni Pittella, un figlio di Don Mimì. Ciao, come sei? Gianni, se vai a casa di mamma, la casa vecchia che è rimasta nei genitori, ci sei qua, mi danno la casiccia. No, i figli, c'è stata te da tanti anni, non è successo. Chi noi no? Chi io poco? No, 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 no. Ehi, scende tre qua, diciamo che mamma legge da più che vive. Biagio, fai una, aspetta che ti faccio una foto con il senatore. Patrimonio dell'UNESCO, patrimonio dell'UNESCO. Un attimo solo. Avvicinatevi un attimo perché sono troppo vicino. Ok. Ok, grazie. Questa non te la puoi vendere per un milione di euro. Sì, ma invece la fotografia è una collaborazione. Ma facciamo sei solo. Dobbiamo trovare una cosa, però ci vuole una sedia. No, ci vuole una sedia. O anche comprare. Franco? No, sono passati loro i figli. Ma siamo molto bene. Mettetevi comodo. Biagio, come sai fare tu? Biagio, non so fare io. Ce l'ha detto, se vuole l'autorizzato. Boh. Ecco qua, boh. Grazie. Boh. È caduto appunto. Sì, ma niente di che, un piccolo. Vabbè. Niente di che. Si cade quando si è qui, come si cade quando si è qui. Per la signora. Per la signora. Le scuole. Facciamo insieme. Non vado in giro. Sì, sono un paesano. Che le Caterina, andiamo a fare gli onori di casa. Non c'è mai stato. Arriva. Forse nell'altra sede, che è sorta del 65, qui ci siamo nel 1990. Sì.
Ah, qui c'è tutto. Buonasera. Tutto lo staff. Tutto lo staff. Tutto lo staff. Tutto lo staff. Buonasera. Buonasera. La forza lavorativa. Tutto a posto, tutto a posto, e poi la mia signorina. Tutto a posto. Senti, se stanno asciugando i compiti, no, ad accadere da solo. Ok. Non tocca niente. Va bene. La prima volta. Ci sono state altre tre persone che hanno compiuto in 100 anni, tra cui lei e la mia prima, una signora di Accorrente e un altro signore. Quindi lei da quanti anni sta qua? Lei sta qua dal 2007. Quindi sono 10 anni. Sono 11 anni, sì, questa qua. Ma la media, appunto, abbiamo ospiti che sono pure da 20 anni, pure oltre, anche sono stati. Questi diciamo. Loro pagano, cioè. Diciamo che sì, c'è una compartecipazione a loro e poi un'integrazione da parte della regione per le prestazioni di medicina sanitaria che eroghiamo. Grazie a sì, la maggior parte viene da segnare con me. Diciamo che lei entrate con il dottore Manano. Solo in un momento un po'. Ci ha dato una mano per riequilibrare un po' il bilancio e ci sta riuscendo bene. No, diciamo che quando sono arrivato ero indietro di 6 mesi di stipendio più da 300. Adesso quasi un mese. Abbiamo fatto delle scelte anche fantasiose, come diceva lui l'altra volta, che stanno funzionando. Sì, sono incrementati, sono circa 55 adesso. Siamo, eravamo scesi, anche se nel passato. Quando si sparge la voce che una cosa non va, quando si sparge la voce di nuovo, che c'è una ripresa adesso, c'è una ripresa. Però cioè no, è una cosa che io non avrei voluto fare così alla sicurezza. Ma no, è. 5 anni. Cioè no, io con tutto rispetto, ma faccio spirito di servizio, tanto quando nella vita tu mica sai dove sarai chiamato a servire, a me è capitato di essere chiamato anche da lei, va bene così, no? Però indubbiamente ho trascurato un po' lo studio, per esempio 2 giorni alla settimana, come anche gli altri giorni sono cose da fare, non è che è all'inizio, alla sera, alle settimane. Ha fatto un ottimo lavoro. È una missione. No, ma infatti quello che io dico in famiglia e lo sto dicendo, ma la vita tutti siamo chiamati a compiere una missione. Cioè, e non sappiamo dove, a me è capito la maratona. E quindi che ti capitava dove? No, diciamo che io in passato ho fatto il commissario anche in Sardegna, in Sicilia, però. Questo mi prende di più che in provincia di Potenza, capisci bene che e poi c'è un'altra cosa che purtroppo per questo tipo di attività non ci sono tutti gli ammortizzatori sociali che avevo a disposizione per le industrie, lì era facile perché bastava fare una domanda di cassa integrazione straordinaria e scaricavamo sullo Stato gli oneri, diciamo, no, qui non c'è niente. 35. Siamo 35. Prima c'erano le cooperative e oggi grazie al punto sì, questa è l'idea fantasiosa. La cooperativa si è interrotta in rapporti e sono stati assunti da me e questo è stato un vantaggio economico e anche pure di armonia, di emozionalità che si è creata, quindi sono più motivati. Poi c'è pure più controllo nel trattamento di strumenti. Quindi viviamo una fase di ripresa. Ma l'istituzione è pubblico-privata? Era un ente morale IPA. Sì, è giusto. Oggi è una fondazione. Siamo... Che pace con i guadagni, con i ricavi, delle rette, dei contributi, ci pagano gli stipendi, le spese, eccetera. No, io anche...
fare perché la cucina l'ho lasciato perdere, che cucinano divinamente, quindi l'ho dato in appalto il servizio di lavanderia. Eppure ci sono un risparmio pazzesco. E senza licenziare nessuno, perché le tre persone che sono state dirottate, sì, no, cogliendo il fatto che sono andate in pensione a tre persone. Adesso c'è invece un'esigenza di ristrutturazione un po', perché la Regione Basilicata ha stabilito nuove regole per diciamo, i requisiti che devono avere queste strutture. Quindi è stata nel luglio scorso approvato in giunta un regolamento, il quale questo manuale prevede appunto l'adeguamento per le strutture esistenti che dobbiamo realizzare entro il 2020. E quindi dobbiamo fare un sacco di elementi a livello di soprattutto degli ambienti e dei bagni. E questo significa un investimento consistente che noi purtroppo, pur avendo dei patrimoni che abbiamo pure messo all'asta, ma che purtroppo l'immobiliare oggi è fermo, e quindi ci stiamo adoperando attraverso varie iniziative che stiamo facendo con la Regione per avere, e a questo proposito poi mi permetto di lasciare un appunto, perché rappresenta un'associazione delle strutture come la CNAI alla Pietra di Cosa, che per poter attivare i fondi strutturali. E proprio l'altro giorno ho partecipato a un evento che c'è stato a Potenza, su questo laboratorio, mi pare che sia un Buonasera. Che ci siamo tutti in mezzogiorno. E quindi è un po' una sorta di recupero del privato sociale, inserire molte banche per il privato sociale. Perché per questa attività quelle pubbliche possono accedere il privato. E adesso con questo strumento nuovo che hanno messo in cantiere, forse si apre un ventaglio per il privato. Speriamo che questo sia messo. Sì, dopo le procedure. Io ho avuto molto l'attenzione per questo tanto. Il quale ci ha dato un grandissimo aiuto nel 2008-2009, però adesso mi sono andato a casa e spero che attraverso il mondo si possa venire. Ma è presente, il giorno fa caldo anche a Florenza. Lasciali sul carrello, se no li mettiamo da solo. Possiamo dare inizio ai casi? Sì, Va bene,
Vai, 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 vai
Ma non ci veniamo. Cominciamo. Siamo grati e contenti di festeggiare questo grande evento della signora Giovanna Liscione, che per la prima volta abbiamo un ospite in questa struttura che compie 103 anni. È veramente una cosa, come dire, è bella, e quindi siamo oltretutto onorati anche della presenza del senatore Pittella, nonché dell'amministrazione comunale, del vice sindaco dottoressa Scaccia, e nonché anche chiaramente il consiglio di amministrazione, il presidente e Donato, nonché tutte le altre persone, il dottor Glosa, che è il medico curante della signora Liscione, il nostro medico, il dottor Oreste Pascucci, nonché tutti gli altri collaboratori, a prendere da Biagio Calderano e il direttore Mario Lamogna dell'Ego, eccetera. Nonché la cosa più importante, i familiari che, con cui abbiamo condiviso questo evento, e si sono resi disponibili, hanno collaborato molto con noi affinché tutto questo si potesse realizzare. Nei 53 anni di vita della struttura, è la terza volta che festeggiamo dei centenari. Abbiamo avuto la signora Revi di Acquafredde, nonché la signora Schettino Zeffira di Varadia. Ringrazio poi molto il personale che ha collaborato molto sotto tutte le forme di volontariato, eccetera, affinché tutto questo si potesse realizzare al meglio. Spero di non aver dimenticato nessuno, e vi ringrazio tutti per la vostra presenza. Gli auguri da parte mia, da parte dell'amministrazione comunale, da parte del sindaco che oggi è a Roma a ritirare un altro grande e prestigioso premio per Maratea, le 5 vele di Legambiente, quindi un premio che ovviamente condivido con tutti quanti voi. I miei auguri alla signora, la nostra, diciamo, nonnina, penso, per tutti quanti, no? È bello, insomma, vedere che in questa struttura si possano ancora festeggiare queste cose. Non è la prima volta, la signora è qui da 10 anni, quindi questo significa che ovviamente insomma, le cure e le premure che tutto il personale ha usato nei confronti di questa nonnina sono, diciamo, state encomiabili. Il mio saluto va ovviamente, oltre che presente, al senatore Pittella, che ringrazio per la presenza anche io, ma dico soprattutto al personale della Casa di Riposo, personale tutto,
che sappiamo tutti quanti ha attraversato momenti negli ultimi anni anche di grandi difficoltà, che ha saputo però superare davvero in maniera lodevole, perché insomma grazie all'impegno vostro si è superato questo momento critico che ancora diciamo vive dei momenti insomma non proprio facili, però io sono sicura che grazie al vostro impegno, grazie anche alla vostra volontà, riusciremo a superare tutte le difficoltà e quindi a far resistere questa casa di riposo che ormai rappresenta per Maratea davvero un fiore all'occhiello e che quindi necessita assolutamente, lo dico anche al senatore, di ovviamente di un aiuto e di una nostra, di un'attenzione di tutti quanti noi. Grazie a tutti. Grazie. Cosa prevede il cerimoniale? Il taglio della torta. Ci vuole il bicchiere pronto, onde così. Sì. Comunque servitevi a buon. Dopo diamo la tromba. Thank you.